Il corso di istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS, Tecnico Restauratore di Carrozzeria d'Auto d'Epoca, è un progetto di formazione per giovani aspiranti che vogliono intraprendere la professione di battitore e di verniciatore di carrozzeria, eseguendo interventi di restauro rispettando le forme, i materiali e i colori dei modelli originali. Il percorso è stato ideato per rispondere alle necessità di un turnover generazionale nelle aziende di restauro della Motor Valley. Mancano infatti giovani professionisti capaci di rilanciare una professione antica. Questo progetto è stato il primo ed unico esempio in Italia di corso formativo gratuito, avendo permesso, dopo una selezione tra oltre 100 candidati, a 22 giovani partecipanti, 3 ragazze e 19 ragazzi, l'acquisizione di un certificato di specializzazione superiore. La qualità del corso è testimoniata dalla durata, 800 ore, di cui 500 di lezioni teoriche e pratiche e 300 ore di stage, che hanno abbracciato tutte le fasi del restauro di un'auto d'epoca, a partire dallo smontaggio e montaggio, fino ad arrivare alla verniciatura e lucidatura finale, passando per la battitura e lavorazione della lamiera. Le diverse lezioni hanno consentito così di riscoprire mestieri tradizionali rivisitati grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, come le tecniche di scansione e modellazione CAD 3D per riprodurre componenti conformi all'originale e non più disponibili. Il progetto, organizzato da CNI Ecipar di Modena, è stato promosso dal Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, dall'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari di Maranello, con il patrocinio di ASI, Automotoclub Storico Italiano, e di AISA, Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile. Importante è stata la partnership di restauratori, collezionisti e musei del settore dislocati a Modena e nella Motor Valley e il supporto di Lamborghini SPA, Maserati SPA, Museo Stanguellini, Umberto Pannini Collection e molti altri. Cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, il corso ha permesso ai partecipanti di conseguire l'attestato finale in tecniche per la produzione artigianale di prodotti made in Italy, corrispondente al quarto livello EQF nel quadro delle qualifiche del European Higher Education Area. Il progetto è stato sviluppato in conformità con i criteri della Carta di Torino e FIVA, massima autorità sui veicoli storici, grazie alla supervisione dell'ASI e dei suoi esperti. Al termine del corso, durato complessivamente un anno, tutti e 22 i partecipanti hanno superato brillantemente l'esame e acquisito così la certificazione con la consegna dei diplomi avvenuta in occasione del Motor Valley Fest svoltosi a Modena a luglio 2021, nel corso di un'iniziativa durante la quale i maestri artigiani hanno simbolicamente passato il testimone ai giovani allievi. Ad agosto 2021 una seconda edizione del corso ha ottenuto il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo, oltre che il sostegno di nuovi importanti partner. È il caso di Ferrari Classiche, divisione dedicata al restauro e alla certificazione delle auto classiche di Ferrari SPA, Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e prestigiose aziende di restauro. Realtà che vanno ad aggiungersi a tutti i partner e i sostenitori, la cui collaborazione è stata determinante per il successo della prima edizione del corso.